Inattive ormai da anni, le Terme Puteolane diventeranno un albergo di lusso. È previsto infatti un investimento di circa 25 milioni per la totale ristrutturazione del complesso inattivo, che si posizionerà nella gamma luxury delle strutture alberghiero-termali e dell'offerta di turismo medicale. L'inizio dei lavori è programmato tra fine 2023 e inizio 2024, con l'unico obiettivo di terminarli entro 30 mesi. L'iniziativa fa capo ad una cordata di imprenditori napoletani guidati dal cavaliere del lavoro Costanzo Gianotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali Napoli e figura di primo piano dell'industria alberghiera e termale italiana, e dall'ingegner Giancarlo Corriero, titolare dell'albergo della Regina Isabella di Laccoameno e vicepresidente nazionale di Federterme Confindustria. La struttura, decadamente ed abbandonata, fu luogo abbondano che ospitò personaggi illustri del mondo della politica e dello spettacolo.